E soprattutto lavorative dell'ambito lavorativo in cui è calata proprio. Sì, soprattutto perché lei non ha scelto di essere sexy, no? Ci sono donne che scelgono di essere quello, lo sanno di essere e lo scelgono. Ed è un brutto, Festeggiare l'affare che stava per concludere, pensò bene di esagerare. A pericena in musica al bar ai portici, sotto i portici appunto del palazzo comunale, capatina al teatro Ponchielli per lo scambio e infine seratona al Saudade, locale brasiliano in via Dante, a ritmo di samba fino a notte inoltrata, o almeno questo era il programma. La prima parte andò alla grande. Scroccati due giri di Campari al liutaio Vincenzo Spadolini, abitue del bar di qui sopra, e divorate tutte le patatine e le arachidi di cui andava ghiotto sul bancone, aveva preso posto, ovviamente senza invito, al tavolino centrale riservato agli amici della band. Tavolino ben fornito, Sava Sander, di ogni ben di Dio, che il Mazzolini prese a piluccare senza remore né esitazioni. Vani tentativi di allontanarlo da lì. Il rigatiere era a conoscenza di uno scomodo segreto che riguardava lo sposatissimo proprietario del locale, tale Mauro Maurini, il quale temeva e non poco la lingua lunga del Mazzolini e le sue tutt'altro che velate minacce di parlare, con il vescovo di Cremona in primis, che tra l'altro era suo fratello. Trovarsi al posto giusto, questo era il segreto del successo nella vita secondo la Delmo, che di necessità sapeva fare vizio. Poiché di virtù ne conosceva ben poca. Tutti i personaggi di questo romanzo vogliono qualcosa che non hanno e vogliono essere qualcosa che non sono, tutti. La Raffa vuole una storia d'amore perfetta che non riesce ad avere, il rigatiere Adelmo Mazzolini vuole fare la bella vita che non può permettersi, l'ispettore Davide Tranquillo, nome, perché è veramente una persona estremamente tranquilla, in realtà è un omaggio a Flavio Tranquillo, che è il più grande narratore, uno dei due più grandi narratori sportivi che abbiamo in Italia al giorno d'oggi, insieme a Federico Buffa. Ci sarà un personaggio che si chiama Buffa nel prossimo romanzo, no, dovevo omaggiarli perché sono due personaggi siccome straordinari. Vorrebbe una storia col commissario e non riesce a averla. Proprio tutti vogliono qualcosa che non riescono a avere, sono tutti schiavi dei propri vizi, delle proprie aspettative fallite, delle proprie virtù, insomma sono estremamente umani. Allora, dato che sono così estremamente umani, nella costruzione dei tuoi personaggi, qui è una domanda un po' scottante, ti sei rifatto persone proprio che conosci realmente, cremonesi? Beh, senza dubbio, allora chiaramente.